così diventa un'apnea un po' al buio, no? È difficile dover fare una performance il più possibile di alto livello, coinvolgente e tutto, però senza qualcuno da coinvolgere, che te lo devi immaginare, insomma. Quindi è tanto diverso da un concerto. Somiglia più a una trasmissione radiofonica, una diretta radio, che è molto difficile ogni volta, perché sei in uno studio, non c'è nessuno e... Io e Chiara, vabbè, siamo amici da diversi anni, da quando studiavamo all'Accademia di Santa Cecilia, e quindi da lì si è detto suoniamo, non suoniamo, poi tutti e due marchigiani, tutti e due a Roma, quindi diciamo dai, non può essere, no? Questo è l'anno che suoniamo qualcosa insieme finalmente, perché con le regioni bloccate... Questa musica non è stata più ripubblicata, noi abbiamo le edizioni originali, le fotocopie, e guarda qua, Venezia, 9 giugno 1942, ventennio. Il ventesimo anno, quindi, cioè, comunque nei primi 50 anni del secolo, del Novecento, erano estremamente noti, avevano la testa del partito, no? E quindi quando poi c'è stata la guerra, quel mondo lì è finito, sia per un'associazione politica, sia per un motivo musicale per cui si voleva imporre un altro modello, tutta questa musica è stata tralasciata. E quindi di Alla Leona, Mainardi e Paul Ferrari non ci sono registrazioni commerciali in questo momento, quindi sono proprio degli inediti, e degli altri sì, ce ne sono, però non moltissime. Comunque ci dobbiamo un po' inventare uno stile, un approccio di volta in volta, quindi è un lavoro anche, cioè, molto appassionante. C'è Nika, la facciamo entrare. No, un po' non bisogna neanche avere paura troppo delle attese, nel senso sì, di essere noiosi, secondo me un po' anche... Forse allora questo che va più, bella pausa, e forse già qui c'è un po' di... Rallentando. Questa chiusura ha costretto noi artisti un po' a riconfrontarci in un altro modo con il nostro lavoro, perché rispetto ai ritmi frenetici che prima avevano tutti, no? Il trovarsi fermi, calmi. Abbiamo creato anche, no, tutti questi appuntamenti paralleli di approfondimento via streaming in diretta con altri artisti, anzi illustri maestri, grazie ai quali abbiamo potuto parlare di questi compositori che noi stessi poi non maneggiavamo, diciamo così, con tranquillità. E francamente adesso, perlomeno parlo per me, ma penso posso parlare per entrambi, ci sentiamo davvero dentro queste pagine. Ok, il 91. Ok, ok. E c'è un ambiente vicino allo stage box. Ok, grazie. Tanto, diciamo, il primo lockdown è stato a inizio marzo 2020 e noi ci avevamo già lavori fissati fino a maggio, giugno, e lì tutto quello che era da marzo a giugno è stato depennato proprio in toto. I primi lavori annullati sono stati a fine febbraio, molti operatori hanno dovuto per forza buttarsi sullo streaming pur di fare qualcosa, però è parziale, ecco, è parziale. Meglio di niente, eh. Noi ci ha salvato la vita di streaming. Partiamo tra 3,
2, 1 e siamo in live. Il nostro lavoro è studiare, approfondire, prepararsi, essere sempre al massimo della nostra forma, diciamo. Quindi non è che noi lavoriamo per i concerti, cioè per noi io non lavoro per l'applauso, non è quello. Però la condivisione del nostro lavoro è tanto, quindi... è il suono che circola nel teatro, ci ritorna e sarà un dialogo di questo tipo, più che la cartina della caramella che scartocciola all'inizio e le cose che prima tutti odiavamo che adesso ti mancano, cioè la famosa cartina della caramella. A volte vedi una persona nel pubblico, magari non conosci nessuno, però a volte ti immagini suonare per quella persona lì, proprio per quella, no? Allora queste cose mancano, no? A volte è anche bello trovarsi di fronte a questa massa di persone dove non conosci proprio nessuno, no? Molto bello. È liberatorio, invece a volte è più difficile quando magari sono delle persone che conosci oppure amici. Tu lo senti il respiro del pubblico quando ti segue, quando non ti segue, quando si crea quel silenzio interessato, no? Sai, questo manca e diventa più difficile. Com'è stato? È stato un po' come tornare a casa dopo tanto tempo. Grande Michele, pronto? Michele, dentro. Thank you.